Buongiorno, io sono Chiara e in Comar mi occupo della progettazione dei condensatori. Oggi nel nostro video parleremo delle differenze nei condensatori di rifasamento. Esistono differenti tipi di applicazioni nel quale il condensatore può essere utilizzato. Per questo motivo esistono anche differenti tipi di condensatori. Facciamo un esempio. Questi sono due nostri prodotti. Uno relativo alla serie MKA per la marcia motori e l'altro è l'MKS per il rifasamento. A colpo d'occhio sono differenti per quanto riguarda le dimensioni, esistono anche differenze per quanto riguarda la custodia, perché la serie MKA ha una custodia in plastica, mentre la serie MKS ha una custodia in alluminio. E poi soprattutto la presenza dell'antiscoppio sulla custodia in alluminio rispetto a quella dell'MKA. Cosa accomuna questi due condensatori? Hanno la stessa capacità di 50 microfarad, come potete vedere dall'etichetta. Ma cosa realmente differenzia questi due condensatori? È l'elemento interno alla custodia. Abbiamo parlato nel precedente video dell'elemento avvolto, quindi la base di polipropilene può essere scelta in base ad applicazioni per alte temperature oppure per applicazioni standard. Anche la metallizzazione è un elemento fondamentale di progettazione del condensatore. Infatti, partendo da un profilo di metallizzazione standard, possiamo andare a variare il quantitativo di metallo da depositare sopra la base. Quindi possiamo generare vari tipi di profili. In alto a sinistra vi mostro un profilo slope, mentre gli altri tre sono dei profili step, però con dei differenti gradini. Facciamo un passo indietro. Ci ricordiamo, come dal precedente video, che il condensatore viene realizzato mediante l'accoppiamento di due bobine di film. Quindi, oltre ad intervenire sulla base, sulla metallizzazione, possiamo intervenire anche personalizzando il taglio della bobina e quindi del film. Infatti la slide qui di fianco mostra il taglio ondulato o wave cut, che può essere sia applicato o realizzato sul bordo rinforzato ma anche sul bordo libero del polipropilene. Vediamo quindi quali sono i vantaggi del taglio ondulato. Innanzitutto un miglior ancoraggio del metallo che viene spruzzato sulle testate, che comporta di conseguenza un aumento della portata in corrente, e per questo i componenti e i condensatori, quindi, che vengono realizzati secondo questa tecnologia possono essere utilizzati in applicazioni particolarmente gravose. Adesso vi mostro il nostro condensatore MKS DMP, particolarmente utilizzato in applicazioni gravose. L'MKS DMP viene progettato secondo la tecnologia del taglio ondulato. Per questo viene considerato un condensatore rinforzato che può essere impiegato in applicazioni borderline, evitando la presenza di induttanze di blocco. Con questo vi ringrazio e per qualsiasi informazione o curiosità relativa ai nostri condensatori DMP vi riporto al nostro sito www.comarcon.com.